Flintlock, The Siege of Dawn, dritto al punto, e senza spoiler. A44 Games ha colpito ancora! Si tratta di un action RPG Souls-like davvero ben congegnato, con elementi presi in prestito da alcuni giochi come God of War, Bloodborne o The Witcher 3. Il mondo di gioco è abbastanza unico, un mix tra guerra di trincea che ricorda la Prima Guerra Mondiale, steampunk ed elementi fantasy mistici. Non penso di aver mai visto nulla del genere prima. Rispetto ad altri videogiochi dello stesso genere, questo sa distinguersi particolarmente per le sue peculiari meccaniche. Innanzitutto, il sistema di progressione e la valuta di base circolano intorno alla reputazione, la quale può ricordare la classica esperienza ottenuta dai nemici sconfitti, ma è possibile riceverne ulteriormente attaccando gli avversari usando tecniche diverse, senza subire danni. Questa interessante meccanica a rischio e beneficio rende ogni singolo scontro più adrenalinico e secondo me è il vero fulcro del gioco stesso. Un'altra feature che la differenzia è la verticalità nell'esplorazione. Il gioco infatti presenta dei livelli incredibilmente grandi anche verticalmente e in buona parte scalabili in piena libertà. Inoltre c'è la possibilità di scegliere e cambiare il livello di difficoltà in qualsiasi momento del gioco, una cosa abbastanza sorprendente per il genere. Questo rende il gioco accessibile praticamente per tutti quanti. Però per gli affezionati alla sfida tipica dei Souls consiglio la difficoltà folle. La trama è leggermente debole, non sa impattare o attirare troppo l'attenzione, ma almeno il gameplay viene arricchito spesso da degli ottimi dialoghi tra i due protagonisti. Tutto sommato ha un buon ritmo narrativo. Graficamente ha un po' di imperfezioni glissabili e forse non è all'altezza dei giochi next gen moderni, ma in questo gioco non ritengo sia la cosa più importante, anche perché poi gira a 60 fps stabili, anche durante l'utilizzo delle fratture. Giuro, in giochi che usano meccaniche più o meno simili, in queste situazioni il framerate cala parecchio di solito. Il gioco ha una durata di circa 15-20 ore, che può arrivare a 30 per i completisti e i cacciatori di platini, come il sottoscritto. Durante la mia esperienza col gioco ho trovato che i trofei avessero una difficoltà abbastanza bilanciata, meno eroina di guerra, quel trofeo è una follia. Alcuni richiedono un lieve grinding, ma durante la fase di clean up o pulizia finale, praticamente si ottiene tutta la reputazione e i componenti necessari senza troppi problemi. Fate anche conto che non ho avuto bisogno di una guida ai collezionabili per trovarli tutti. E non tutti vengono mostrati nella mappa, eh! Un gioco con piccoli difetti, ma molto divertente e con un buon rapporto durata-prezzo. Onestamente, lo consiglio!